Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima sessione su SQL Server Data Virtualization con Polybase. Come avete sentito da Marco, quest'anno è un formato un pochettino così, quindi speriamo che vada tutto bene. Insomma, io sono stato uno di quelli che hanno spinto fortemente per mantenere comunque il bello della diretta e adesso spero di non dovermene pentire, però secondo me fa più community. Allora, un paio di parole per quanto riguarda gli sponsor. Ovviamente tutto l'evento è patrocinato da PAS, quindi vi invito, se non lo conoscete, a esplorare un po' tutta quella che è l'offerta dal punto di vista formativo di PAS. Ricordatevi che anche quest'anno ci sarà il PAS Summit, come tutti gli anni, e ci sono degli sconti per chi fa parte delle community, eccetera, eccetera, e probabilmente si farà on site, non so se non si sa, insomma, quando si arriverà più vicini si saprà che cosa succederà. Comunque è possibile farlo sia virtuale che di persona. Grazie a tutti gli sponsor che, come sapete, sono quelli che ci permettono sempre di fare tutti questi eventi. Questi sono gli sponsor globali del PAS e di SQL Saturday. E invece questi sono tutti gli altri sponsor locali che sponsorizzano invece proprio più specificatamente quello di Pordenone. Quindi un grosso grazie a tutti gli sponsor. E grazie sempre a Microsoft che ovviamente non solo fa parte degli sponsor globali, ma dà sempre anche un sacco di risorse per quanto riguarda la formazione e a questo scopo vi invito anche a poi dopo ad andare a seguire questi link per trovare tutta una serie di cose nuove che riguardano proprio la formazione. Due parole su di me, chi sono? Sono Gianluca Oz, mi occupo SQL Server da oramai altro che più di 20 anni, oramai quasi 25 anni, dalle prime versioni sostanzialmente. Mi occupo principalmente del database engine, quindi modellazione, sviluppo del database, amministrazione, insomma tutto quello che ha a che fare con il core del database engine. Partecipo dalla community anche qui da più di 20 anni, sono presidente e fondatore del user group italiano di SQL Server. Per chi non ci conosce, vi invito a iscrivervi, è uno dei PAS chapter, quindi uno dei user group ufficiali del PAS. Sono anche MVP da una vita e da un annetto circa, con il buon Luca Zavarella, sono coorganizzatore di un meetup community che aveva iniziato a fare dei meetup regolari a Milano, poi il coronavirus ci ha bloccato, ora vedremo un pochettino come proseguire. Ok, entriamo nel vivo della presentazione, stacco la telecamera così evitiamo di avere eventuali problemi di banda e vediamo un attimino che cosa riguarda tutta questa storia della virtualizzazione. Allora, c'è un problema che è un problema abbastanza frequente all'interno dell'IT. I sistemi, quelli di reportistica o la business intelligence, data warehousing, chiamateli un po' come volete, necessitano sempre di processi che trasformino il dato, che estraggano il dato, lo trasformino in un qualche modo e lo carichino da qualche parte, che siano di tipo ETL o LT, poco importa. Il punto è proprio che serve questo tipo di processi. Ma purtroppo questo tipo di processi causano quello che si chiama il data movement, cioè il fatto di dover proprio spostare fisicamente i dati da un sistema all'altro. E questo, come vedremo tra poco, è un problema non indifferente, ha diverse sfaccettature come problema. Il problema può essere però mitigato da una virtualizzazione dell'accesso ai dati. Quindi quello che vedremo sono dei meccanismi che ci permettono di ridurre il data movement, lasciare quanto più possibile i dati al loro posto e quindi, diciamo, tramite dei meccanismi di virtualizzazione, appunto. Vi dico subito una cosa, magari ci ritorneremo se abbiamo un po' di tempo verso la fine. Io sono uno di quelli, un forte sostenitore del Data Warehouse, perché secondo me il Data Warehouse che ha subito un processo di estrazione, trasformazione e caricamento, la parte di trasformazione contiene un sacco di intelligenza per ripulire il dato e garantire un dato di qualità. Quindi io non sono ancora completamente convinto che la virtualizzazione possa completamente sostituire il modello del data warehouse tradizionale. Ci sono sicuramente dei casi dove ha più senso, dei casi dove ha meno senso, però tenete presente che un data warehouse non è solamente una questione tecnica di accesso al dato, ma anche una questione di garanzia della qualità del dato. Comunque, dicevamo che data movement, movimentazione dei dati, è un problema.
È un problema su più fronti. Ad esempio, dal punto di vista dei costi, sicuramente abbiamo il dato duplicato e quindi dovremo pagare per più storage, ma anche dovremo fare uno sforzo economico non indifferente per costruire e mantenere tutte le pipeline dei dati che muovono. Progetto abbastanza grosso di business intelligence, un'assicurazione che mi è capitato di vedere in passato, aveva dei package ETL abbastanza complessi nell'ordine del migliaio. Quindi immaginate quanto è servito, quanto sforzo è servito per costruire un migliaio di pipeline, anzi di pacchetti che contengono anche magari più di una pipeline. L'altro problema è legato alla velocità, cioè il tempo di integrazione per poter sfruttare un nuovo dato che si vuole mettere a disposizione degli utenti. È un tempo che può essere più o meno lungo e quindi possono sfuggire delle opportunità, ma anche il tempo di latenza della disponibilità del dato può essere troppo lungo e fare sfuggire delle opportunità. Cioè, un conto è dire va bene, ci metto una settimana a cambiare l'ETL per raggiungere questa colonna e questo già potrebbe essere un problema, potrebbe già essere troppo tardi. Un altro conto è dire i dati io ce li ho freschi una volta al giorno, più volte al giorno, una volta alla settimana, una volta al mese. Quindi anche questo può essere un problema. Con grossi volumi di dati, il fatto di doverli muovere può incidere sulla velocità. La sicurezza è anch'essa un altro problema. Perché? Prima di tutto perché abbiamo una superficie di attacco più ampia. Duplicando il dato in più storage, in più posti, semplicemente è lo stesso dato che prima dovevamo mettere in sicurezza in un solo posto, adesso ce l'abbiamo distribuito su più posti, dobbiamo metterlo in sicurezza ovunque, ovviamente. E questo dà origine non solo a uno sforzo economico per farlo, ma addirittura a potenziale per avere delle inconsistenze nelle politiche di sicurezza, perché magari da una parte lo blindo come si deve, dall'altra parte mi dimentico, lo faccio un po' meno bene, e quindi anche questo può essere un problema. Un altro punto è quello della qualità. Le pipeline dei dati possono introdurre dei problemi di qualità, perché magari non vengono fatte come si deve, vengono fatte, diciamo, troppo velocemente, quindi non gli si dedica del tempo necessario, e allora in questi casi, siccome il dato originale è la verità, e queste pipeline potrebbero introdurre dei problemi, quindi falsare quella che era la realtà. Qui io devo dire, su questo punto non sono convintissimo, l'ho scritto io, non sono convinto lo stesso, perché in realtà di solito si prende quella che crediamo sia la verità del sistema origine e nella pipeline la sistemiamo con un processo che invece ne garantisce la qualità. Però diciamo che ci sono anche dei casi dove potrebbe essere così. Poi l'ultimo punto è quello della compliance. Naturalmente, avendo più dati copiati in giro, abbiamo maggiori problemi di governance in assoluto. Quindi, se dobbiamo garantire, per esempio, la conformità, che ne so, con il GDPR, torniamo al punto della sicurezza, dobbiamo garantirla in più punti. Insomma, non è facile. Il data movement è un problema abbastanza grosso. Allora, il punto della virtualizzazione cerca di, diciamo, di fare un compromesso in tutto questo, cioè anziché fare un processo di ETL che copia il dato, mette in piedi tutte queste pipeline, semplicemente i dati rimangono dove sono e viene dato un accesso addirittura in tempo reale al dato. Inoltre c'è anche quest'altra sfaccettatura dove si cerca di non imporre un solo modello. E questo, ribadisco, può essere un bene come può essere un male, perché magari non si deve sottostare alla rigidità di un modello singolo, e però spesso il modello singolo è l'unico che garantisce una certa qualità del dato. Quindi tenetelo sempre presente, non è tutto oro quello che luccica, insomma. Virtualizzazione SQL Server. Quali sono le tecnologie principali che possiamo mettere in piedi per implementare la virtualizzazione? Allora, SQL Server è sempre stato come dire, un oggetto, un buon convivente degli altri sistemi, o come qualcuno lo chiamava anni fa, una specie di cavallo di Troia, no? Dove si poteva mettere dentro e iniziava ad integrare più sistemi e quindi a facilitare il passaggio magari da ambienti come erano il vecchio mainframe verso il dipartimentale. Tenete presente che ancora prima di SQL Server 7.0 esisteva già un meccanismo di estensibilità che si chiamava Open Data Services Gateway, che permetteva di integrarsi da SQL verso sistemi esterni che venivano esposti come se fossero una vera e propria stanza di SQL. Io ricordo di averne implementato uno verso la S400. C'era un servizio che si agganciava da una parte a S400 via SNA o quello che supportava, e dall'altra parte si presentava in rete come proprio un servizio di SQL dove ci si poteva collegare e fare delle query in sintassi di SQLite.
E questo poteva essere poi esposto a un altro SQL Server come un SQL Server remoto e quindi ci si poteva integrare veramente molto, molto facilmente. Questa è storia, mi piace parlare un po' della storia per far vedere anche che SQL ha un certo lignaggio, arriva da un passato molto ricco sotto questo punto di vista. Oggi quello che è rimasto per fare virtualizzazione sono i Linked Server e Polybase, che sono i due, diciamo, attori centrali della presentazione di oggi. Allora, per quanto riguarda i Linked Server, per chi non li conoscesse, si basa sostanzialmente su due grossi componenti che fanno capo alla struttura di HolidB, che è il framework COM di integrazione, diciamo, che serve per l'accesso ai dati, sia per accedere a fonti dati, sia per anche costruire dei veri e propri engine per l'accesso ai dati e il consumo dei dati. Il primo componente è l'HolidB provider, ce ne sono svariati per tutti i svariati sistemi a cui si vuole accedere, tendenzialmente sistemi relazionali, ma ce ne sono anche per sistemi un po' meno relazionali, ad esempio esistono dei provider verso Active Directory o cose di questo genere. Insomma, basta che ci sia un provider che renda il dato destinazione consumabile come se fosse una tabella in SQL Server e ci si può integrare direttamente. Quindi provider e poi un data source che non è nient'altro che la definizione della sorgente su cui si vuole andare a recuperare il dato. E l'utilizzo, gli due utilizzi principali sono appunto l'accesso a fonti dati esterne eterogenee di qualunque tipo e query e transazioni distribuite, perché è un meccanismo che, come vedremo più avanti, permette anche di implementare le query distribuite, un carico di lavoro distribuito. Il supporto Linked Server c'è nella versione tradizionale di SQL Server, quella on-premise o PaaS, insomma, il database engine come servizio a cui siamo, IaaS, scusate, AutoPaaS, volevo dire IaaS, il database server a cui siamo abituati da sempre. Poi c'è anche un supporto limitato per quanto riguarda Azure SQL Database e solo nelle Managed Instance, ma si possono creare dei linked server solo verso altri SQL Database Managed Instance o degli altri SQL Server tradizionali. Okay? Quindi c'è questo supporto, ma è ancora limitato. Allora, io vi farei vedere il demo. Faremo molte demo, ci sarà molto codice. Preferisco fare meno slide per una volta e farvi vedere un pochettino più di codice. Questo qua è il framework di riferimento in cui opereremo. L'applicazione client si collega a SQL, che tramite questo layer di integrazione basato su HolidB e sui suoi provider può accedere a dei sistemi esterni. Allora, andiamo qui. Vediamo tutto. Allora, prendiamo prima demo e ve lo faccio vedere direttamente da scripting, ma si può fare almeno la creazione di linked server anche da interfaccia. Vedete qua aggiungo un linked server, in questo caso lo chiamo SQL UX e sto usando l'HolidB provider per SQL Server, però mi sto collegando ad un'altra macchina che è un server Linux dove sta girando SQL Server per Linux. Okay? Quindi sto utilizzando questo meccanismo, mi collego dall'altra parte e in questo caso, per farla breve, utilizzo un utente di proxy che mappi le mie credenziali da questa parte verso un utente dall'altra parte con una password orrenda e poco sicura, però tenete presente che se ci sono tutti i presupposti e quindi ad esempio dall'altra parte c'è un altro SQL Server e c'è l'integrazione con Active Directory e ci sono, diciamo, tutta la configurazione fatta come si deve, ovvero deve funzionare Kerberos, potete fare la delegation e quindi riutilizzare le credenziali con cui vi siete connessi a questo sistema per presentarvi il sistema destinazione. In questo caso la facciamo un pochettino più semplice e mi sono collegato, scusate, verso Azure dove non c'è, quindi potete verificare che su Azure non potete creare un linked server. Ok, adesso sono collegato sull'istanza corretta. Scusate, questo lo posso addirittura chiudere, che è PSQL Master. Creo il linked server e a questo punto posso andare a vedere direttamente che cosa c'è con, ad esempio, queste store procedure che mi permettono di esplorare il catalogo dall'altra parte. Vedete che su quella macchina vedo che ci sono questi database. Uno è l'AdventureWorks, posso andare ad enumerare le tabelle dell'AdventureWorks, se devo scoprire qualcosa di più, posso andare ad enumerare anche le colonne, eccetera. Okay?
A un certo punto poi comincerò a fare delle query. Allora, guardate cosa succede quando faccio questa query. Vedete, posso tranquillamente scrivere il codice in T-SQL e semplicemente indirizzare il sistema remoto come se fosse diciamo, un pezzettino in più del nome dell'oggetto. Anzi, non come se fosse, lo è proprio, è proprio fatto così. Vedete, la sintassi diventa quattro parti. Okay. Allora, in questo caso seleziono mando un predicato, vedete che cosa succede? Lui ha spostato direttamente, ha fatto una remote query dove è riuscito a spostare per intero anche il predicato dall'altra parte. Quindi qua vengono semplicemente ritornate le 271 righe già prefiltrate, cioè non vengono filtrate in locale. Questo significa che se sul sistema remoto, ad esempio, c'è un indice su quella colonna, potrà essere sfruttato per fare una seek e potrà ritornare in tempi molto, molto veloci. Però ci sono subito dei problemi con questo tipo di approccio. Perché? Perché la quantità di predicati, la complessità dei predicati di filtro che possono essere spostati verso il sistema di destinazione è abbastanza limitata. Ad esempio, se già pensiamo di fare year su order date, come in questo caso, vedete che ci ha già messo un po' di più e se andiamo a vedere, ha fatto la remote query, però ha tirato giù tutte le righe della tabella. Cioè ha fatto 31.000 righe, si è fatto il download della tabella sostanzialmente nel TempDB e poi ha applicato il filtro localmente, lo vedete qua. Okay? In questo caso naturalmente basta riscrivere il predicato con uno che sia possibile spingere dall'altra parte, come in questo caso facciamo semplicemente un predicato di range, di intervallo, e se andiamo a vedere ancora il piano esecuzione, vedete che è riuscito a spingerlo per intero. Ha ritornato un po' più di query di righe all'inizio, però non le ha ritornate tutte filtrate localmente. Okay? Quindi bisogna vedere, alle volte se non possiamo riscrivere ad esempio il predicato, possiamo pensare di accedere tramite questa sintassi open query, specifichiamo il linked server e spediamo direttamente la query dall'altra parte. E in questo caso deve essere scritta anche nella sintassi, quindi del dialetto T-SQL del sistema destinazione. Se facciamo così, allora vedete che andiamo a vedere il piano di esecuzione, semplicemente lui ha spostato direttamente tutto verso il sistema destinazione che gli ha ritornato correttamente le righe. Però fate attenzione a una cosa, vedete che il numero di righe stimate qua diventa fisso. Quando utilizzate questa tecnica, purtroppo dovete sottostare a questo numerino che è 10.000, cioè l'ottimizzatore non può fare un buon piano esecuzione eventualmente. Questo, vabbè, questo è un piano esecuzione molto semplice, qui non c'è null'altro che potrebbe fare, però se la query fosse più complessa potrebbe non fare un piano esecuzione sufficientemente efficace proprio perché la stima è una stima fissa a 10.000. Questo qua è un altro modo per farlo, anziché concatenare come abbiamo fatto qui lo statement SQL, possiamo semplicemente fare una chiamata di tipo RPC alla SP execute SQL dall'altra parte e passargli ad esempio uno statement parametrico compresi i parametri come in questo caso. Il risultato è lo stesso, che semplicemente abbiamo utilizzato un'altra tecnica e anche dal punto di vista delle righe stimate per l'esecuzione siamo sempre a 10.000, che in questo caso che ne ritorna 13.000 va bene, ma in altri casi ovviamente non andrebbe bene. Tenete anche presente che il fatto di utilizzare select asterisco significa è un bene e un male, nel senso sotto un certo punto di vista è un bene perché non dovete preoccuparvi poi se viene creata una colonna sul sistema destinazione. È un male perché viene semplicemente aggiunta questa colonna e quindi potrebbe rompere le pipeline di caricamento, come in questo esempio. Io mi creo una tabellina temporanea, per fare l'esempio, inserisco i dati di questa query, ho fatto select asterisco perché ho preso tutti i campi, sono andato a prendere dall'altra parte, poi a un certo punto qualcuno sul sistema destinazione aggiunge un nuovo campo ed ecco che la mia query nella pipeline va a farsi benedire perché semplicemente il select asterisco ritorna una colonna in più. Lo sappiamo, non è una buona prassi utilizzare select asterisco, detto questo basta sapere che ci sono, come dire, pregi e difetti di questo approccio. Ok, questo per quanto riguarda la parte di linked server. Poi ci ritorneremo con un altro pezzettino di esempio, però diciamo che questo qua era il pezzettino
centrale. Adesso vediamo invece che cos'è Polybase, come funziona e che cos'ha di differente rispetto ai Linked Server. Si tratta di un vero e proprio motore per il calcolo distribuito, quindi non è semplicemente come qua un qualche cosa che accede all'esterno buttandogli la query più o meno bene. Okay? È proprio un motore che, come vedremo, permette di fare calcolo distribuito in maniera anche abbastanza raffinata. E come dal punto di vista delle componenti, abbiamo visto che per Linked Server c'era il provider ODB e le fonti dato che vengono definite, poi lo potevamo semplicemente indirizzare con la sintassi a quattro parti. Polybase è radicalmente diverso, nel senso che vengono definite delle external data source, e ne esistono diverse, e vedremo tra poco anche nelle varie versioni quali sono state supportate, e poi si crea un external table. Significa che dentro SQL i metadati che vengono definiti verso il sistema esterno sono definiti in maniera rigida tramite proprio la definizione di una tabella vera e propria con nomi campo e tipi dato, come vedremo. Il supporto Polybase è stato introdotto in SQL Server 2016 e in quella versione si poteva solamente accedere a delle fonti dati esterni di tipo Azure Blob Storage oppure Hadoop, quindi la possibilità di mappare delle external table su dal system di tipo Hadoop oppure di tipo Azure Blob Storage, che vengono visti internamente come se fossero degli HDFS, degli Hadoop File System. Okay? SQL Server 2017 il meccanismo è stato esteso per fare delle operazioni di bulk insert e open row set su Blob Storage, che però non ha, come dire, questo non è vedete che tra parentesi, perché non è strettamente legato alla virtualizzazione. Questo è un altro modo di crearsi una pipeline, se volete spostare i dati col data move. SQL Server 2019 invece il supporto è stato esteso praticamente a tutto. Ci sono dei provider nativi per tutte le modalità di SQL, quindi SQL Server, SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, tutto quello che volete. Poi ci sono sempre dei provider per Oracle, Teradata, MongoDB, Cosmos DB con le MongoDB API. Quindi tutti questi hanno dei provider nativi specifici che sono stati scritti. Poi ce n'è uno generico che supporta un qualunque driver ODBC, e quindi potete sbizzarrirvi da DB2, Sapana, Excel. Io onestamente ho provato a fare qualche demo, qualche prova con SQLite per andare ad integrarmi con il catalogo di Lightroom, visto che sono appassionato di fotografia, però non sono ancora riuscito ad addestrarlo abbastanza bene. Però diciamo che per i sistemi, quelli diciamo più tradizionali per fare la vera virtualizzazione dei dati e la data analytics, i driver ci sono e sono nativi o sono driver generici, tipo ODBC. Questo per darvi un'idea dell'architettura di base di Polybase. Polybase si integra proprio con dei pezzi di engine all'engine principale di SQL. Quindi, se pensate di avere l'engine principale, avrete anche un servizio a fianco che è il Polybase Engine e un altro servizio che è il Polybase Data Movement Service, che è quello che si preoccupa di spostare i dati. Cioè, l'idea è questa: l'engine di SQL parla con un engine che è specifico e specializzato nel fare query distribuite, quindi conosce la topologia tramite le database di sistema di come sono distribuiti i dati e sa come generare un piano di esecuzione distribuito in maniera efficace. Poi si affida a un altro servizio, che è quello che si preoccupa di andare a recuperare i dati dalle varie sorgenti dati e di rimetterli insieme eventualmente. Rimettere insieme perché? Perché l'architettura non prevede di avere semplicemente un nodo. Se c'è ed è uno solo, si chiama head node, ma questo head node può essere sia head node che compute node, e possiamo avere più compute node. Okay? Quindi queste potete vederle come tutte istanze di SQL, quindi sistemi proprio anche su server diversi, separati, e ne potete avere quanti ve ne servono. E immaginate di fare una query che viene indirizzata sull'head node. L'head node, tramite il suo Polybase Engine, sa com'è la topologia di tutto il sistema, sia in termini di risorse di compute, sia in termini di data sources, quindi dove stanno i dati, è in grado di creare un piano di esecuzione distribuito che poi passerà per l'esecuzione effettiva ai vari altri compute node, e ci sarà questo altro servizio chiamato Data Movement Service, che si preoccuperà fisicamente di andare a prendere i dati dalle varie sorgenti dati. Se ci sarà da fare un po' di compute
Quindi qualche pezzettino della query sul compute node sarà lui che si coordinerà localmente e poi alla fine spedirà all'head node la parte di dati recuperati ed eventualmente pretrattati. Ogni compute node spedisce la sua fetta, compreso l'head node che può operare sia come head che come compute node, e alla fine Polybase Engine monterà il raw set finale di questa query distribuita. Quindi è un'architettura molto complessa che permette anche di fare il push down dei filtri di predicato in maniera anche molto più raffinata ed efficiente. Ad esempio, se si tratta di Hadoop, è in grado dietro le quinte, in sostanza, di creare alla fine di tutta la filiera un job MapReduce da applicare direttamente via ad un file system. Quindi non è banalmente che si tira su tutto il file system in pancia nel TMDB e gli applica un predicato di filtro. Fa delle cose molto molto più raffinate. Il quanto può farle raffinate dipende sempre comunque dal sistema destinazione, quanto è intelligente, quanto il driver di integrazione è capace di fare cose di questo tipo. Chiaramente questo è un sistema scalabile, molto scalabile, perché quando avete bisogno di più capacità computazionale, perché il data source in realtà è un data lake molto grosso e quindi dovete trattarlo in maniera massiva, semplicemente aggiungete dei nodi. Polybase è supportato su tutte le edizioni per quanto riguarda i compute node. E per avere la capacità distribuita, però dovete avere l'head node di tipo enterprise. Quindi potete avere un solo head node compute come standard, oppure se volete avere più nodi, potete avere tutti i nodi di compute sia enterprise che standard, però l'head node dovrà essere enterprise. E adesso vediamo un attimino la demo, di tutta questa parte di Polybase, che è una demo, piuttosto lunga. Allora, vediamo, la prima cosa sarebbe quella di abilitare, quindi fatemi fare una query su più server, quella di abilitare l'utilizzo di Polybase. Per farlo, io adesso questo l'ho già fatto, però bisogna fare andare Polybase Enable. Quindi adesso guardiamo un attimino, vedete che su tutti e tre i miei sistemi, perché ho un head node più due compute node, è abilitato. Quindi una volta fatto questo, ci assicuriamo che sia abilitato dappertutto, possiamo cominciare con le query distribuite. Allora, partiamo da una parte che chiamo dei fondamentali. Fatemi vedere, sono già collegato al master, quindi posso fare drag and drop qui. Allora, ci creiamo un database di integrazione, però vedremo che a dispetto degli altri database di integrazione, in questo caso non andremo a fare data movement. Questo qua sarà come... Possiamo vederlo come un repository diciamo, di external table che accedono a sistemi esterni alla fine. Allora, questa qua è la parte per creare le tabelle external table, eccetera. Vi dico subito, non ve lo faccio vedere perché ci mettiamo troppo tempo, però all'interno di Azure Data Studio c'è un wizard che vi permette di farlo e genera sostanzialmente questo codice che vedete qui, che adesso commenterò, che ha questo orrendo nome della transazione. Che cosa fa questo pezzo di codice? Allora, crea una master key dentro il database che serve per proteggere il resto degli artefatti che servono per implementare la parte di security. Per l'accesso al sistema esterno. Quali sono questi artefatti? E di fatto è questo, una database scope credential che contiene utente e password con cui collegarsi al sistema esterno. Qual è il sistema esterno? Lo creo con questo external data source, gli do un nome che vabbè, è solo per caso uguale a quello del linked server. With location, vedete che con questa semantica per l'URI sto semplicemente andando a indirizzare la mia istanza su Linux. Credential, quella che ho appena creato. Poi mi creo uno schema, qua per mia comodità, e semplicemente creo un external table. Vedete che devo dare i metadati, quindi devo elencare sia i campi che i tipi dato, with location, e gli dico database, schema e nome tabella del sistema destinazione che devi andare a recuperare tramite questo data source. Lo faccio per i clienti, per il dettaglio degli ordini e per la testata dell'ordine, sempre con la stessa tipo di sintassi. Ok, e il resto? Sì? Gianluca, ti chiedo solo una cosa, giusto per la registrazione, e dove Sì? c'è Create External Data Source, che è andata via un attimo la tua voce, se puoi ripetere solo quella parte lì di Linux. Ah, ok. Solo.
Sì, ok, questo qua è semplicemente la modalità per creare l'external data source e vedete che ha un URI ben preciso, parte con SQL Server perché è il sistema destinazione di tipo SQL Server e poi il resto è il fully qualified domain name del sistema SQL su Linux e poi dobbiamo passargli la credenziale per poter accedere. Ok? Ottimo, ottimo. Grazie. Allora, facciamo tutto quanto. Ok. Questi artefatti poi li possiamo andare a vedere ed esplorare con tutta una serie di tabelle di sistema. Ci sono, li vedrete anche negli altri script di demo, li vediamo solamente una volta per questo, il resto è sostanzialmente uguale. Qua potete vedere le credenziali, più specificatamente queste database scope credential che sono utilizzati per accedere. Possiamo vedere con questa vista di sistema quali sono le external data source e naturalmente li potete vedere anche dal Management Studio. L'ho creato tutto sulla parte sbagliata, quindi scusate, ero convinto di essermi collegato sulla parte giusta e invece ero collegato sull'istanza sbagliata, ma rimediamo subito. Vedete, intanto è facilissimo buttare via tutto perché ho buttato via l'intero database e posso ripartire, cioè tutti gli artefatti che mi servono erano direttamente dentro il database, quindi ci metto un attimo a rifare tutto quanto. Ok. E adesso se andiamo a vedere il nostro database di integrazione, nelle tabelle vedete che abbiamo l'external table che abbiamo creato e in external resources abbiamo il data source. Ok? Poi, naturalmente, se vogliamo vedere quali sono gli oggetti del catalogo, possiamo farlo. E per vedere quali sono le tabelle che dunque, dove sono qua? Le tabelle di tipo external, dobbiamo andare a vedere la colonna is external, okay? Oppure c'è una specializzazione tramite una DMV specifica che è sys external table, okay? E in questo caso vedete solamente quelle che sono le external table che vedete anche qui. Adesso vediamo invece come accedere a questi dati esterni. Attiviamo la visualizzazione in piano esecuzione e facciamo la select proprio come avevamo fatto con i linked server. Okay? Allora, la prima cosa da notare è che il piano è stato automaticamente parametrizzato, okay? Autoparametrizzato, cosa che invece non accadeva con il linked server. Adesso vediamo un'altra cosa. Se andiamo a vedere con F4 le proprietà della query e andiamo a vedere la remote query, è una cosa un po' strana. Per il momento faccio vedere, non entreremo nei dettagli, non è così hardcore la sessione. Però vedete che rispetto a quello che trovate normalmente come remote query, che è un pezzo di SQL che viene mandato al sistema remoto, qua abbiamo tutta una serie di cose in più. Poi lo rivedremo attraverso alcune viste di sistema, ma questo qua di fatto è il piano distribuito che viene concertato da questa Polybase Engine e che viene parte delle operazioni vengono trattate direttamente dal servizio DMS. E giusto per farvi vedere, qua a parte l'enumerazione delle colonne, c'è anche questo operatore scalare che è il predicato di filtro che abbiamo specificato. Okay? Quindi purtroppo il piano di esecuzione al momento ve lo dovete vedere così o tramite delle DMV che vedremo. Adesso vediamo un'altra cosa, guardate che cosa succede qua per quanto riguarda i valori, le stime. Sapete benissimo che stime accurate sono imprescindibili per poter avere un piano di esecuzione che abbia un po' delle prestazioni corrette e vedete che qua, vabbè, le stime non sono malissimo, 177 righe contro 271. Adesso proviamo un attimo con un altro predicato. Okay. Applichiamo proprio come abbiamo fatto anche nel linked server. Il linked server, se vi ricordate, non era capace di spingere questo predicato verso il sistema remoto. Si scaricava tutto in locale nel TempDB e poi applicava il filtro in locale. Con Polybase questo non accade, è abbastanza intelligente per spingere il filtro comunque, vedete, verso il sistema destinazione. Qua in questo caso le stime non sono più così affidabili perché qua stimava 3100 righe e invece ne ha ritornate 13.000. Allora, per migliorare le righe, qui possiamo fare, ricordatevi che nel linked server ne stimava circa 31 quando poteva fare il push down, ma in questo caso qui non poteva proprio farlo il push down, quindi
non era ancora un caso diverso, però quando utilizzavamo OpenQuery, SP Execute SQL con la chiamata RPC, comunque la stima era fissa, abbiamo visto i 10K, quindi se qua è sbagliata, anche là era sbagliata, un po' meno, però semplicemente perché è un caso che siano 13.000 e là il valore fisso era 10.000. Quello che possiamo fare con Polybase invece è creare delle statistiche specifiche dentro il mio database di integrazione, quindi sul sistema che utilizzo per fare le query. Non le creo sul sistema destinazione, ma me le creo di qua. Come in questo caso, allora lui si spazza da tutta la tabella, crea le statistiche in locale, adesso svuoto il piano la cache del piano di esecuzione. Se rieseguo lo stesso statement di prima, vedrete che le statistiche adesso sono molto affidabili perché sono praticamente corrette. Ok? Quindi questo permette poi di avere dei piani di esecuzione migliori, una cosa che non si poteva fare con i linked server. Non possiamo creare degli indici locali, non possiamo utilizzare delle view che utilizzano schema binding e quindi eventualmente crearci sopra degli indici. Quindi questa parte qui non esiste. Se dovete creare degli indici, dovete andare a farlo sul sistema destinazione origine dove andate a prendere i dati. Okay? Adesso vediamo un esempio. Questo qua è un esempio che mette in join le due tabelle che sono però dell'external table. Quindi la join io la faccio di qua, ma in realtà sono tutte e due di là le tabelle. E il piano di esecuzione in questo caso decide sempre lui, anche qua bisogna farci un pochettino l'esperienza come con quello tradizionale dell'engine e vedere che cosa fa nei vari casi. Allora, in questo caso ha deciso di andare e prendere parte delle righe e crearsi uno spool in una tabella e poi di metterle insieme alle altre. Quindi vedete che qua dice che manca il join predicate, in realtà non è vero perché c'è qua. E quindi è semplicemente una modalità magari un po' diversa se siete abituati a guardare il piano di esecuzione di vederlo. Però l'importante è capire che c'è un pezzo di piano di qua e un pezzo di piano che è la remote query che viene governato da tutti quei meccanismi che abbiamo visto prima. Se adesso per esempio facciamo questa join con un predicato su un'altra colonna, perché abbiamo cambiato da cliente a order date, vedete che in questo caso cambia anche l'algoritmo di join, perché qui vengono ritornate più righe e in questo caso non viene creata una tabella di spool. Quindi vedete che è abbastanza intelligente per creare piani di esecuzione diversi e che fanno cose, diciamo, cose opportune in maniera intelligente. Vediamo un'altra cosa. Le viste possono referenziare comunque tranquillamente. Scusate, le external table possono referenziare tranquillamente anche le viste e se facciamo come in questo caso, la vista di là è già una vista complessa, però se noi facciamo questa query verso questa external table, vedete che comunque il predicato ha fatto comunque il push down verso il sistema remoto. Okay? Nonostante il predicato sia già abbastanza complesso e comunque ce ne siano anche degli altri all'interno della vista. Ok, questo per quanto riguarda fondamentali, abbiamo acceduto a un sistema remoto Linux. Adesso, in maniera altrettanto semplice, vediamo come fare la stessa cosa per accedere a un Azure SQL Database. Creiamo un'altra database credential che contiene utente e password per questo Azure SQL Database. Creiamo un external data source che è sempre di tipo SQL Server e qua sta puntando all'endpoint del SQL Database, gli diciamo Azure Credential. Questa connection option era una cosa, se provate questa roba con la RTM senza la hotfix, senza nessun tipo di hotfix, dovete specificare questa connection option, però è stata sistemata nelle versioni successive. Ci creiamo un altro schema locale nel nostro database di integrazione, creiamo l'external table e diamo questa nuova data source. E anche qui adesso, semplicemente se andate a vedere, abbiamo un nuovo data source che è questo, e possiamo andare a fare il discovery dello schema come abbiamo visto prima e possiamo andare e fare delle query distribuite, come abbiamo visto, esattamente come abbiamo visto per quello su Linux, lo sta facendo verso il sistema di Azure SQL Database. E volendo qua, questo è un esempio che mette in join la tabella che sta sul sistema SQL su Linux con quella che sta in Azure SQL Database. Okay.
vedete, non c'è niente di speciale dal punto di vista di ciò che possiamo fare. Viene fatta una remote query in assoluto. Attenzione perché non è banale, vedete che cosa è successo? Prima, quando facevo le join, mi trovo un pezzo di qua, un pezzo di là. Qua, questa cosa qua, siccome sono sistemi diversi, l'engine di Polybase, che è quello intelligente che sa fare la query distribuita, ha detto: guarda, non ci proviamo neanche a fare qualche cosa di qua, facciamo tutta una remote query e ci penso io. Quindi questa remote query, ricordatevi che non è necessariamente un sistema remoto, è semplicemente il Polybase Engine che ha l'intelligenza poi per coordinarla lui esternamente e fare quello che deve fare. E questa qua, per esempio, invece mette in join due tabelle su Linux e una su Azure SQL Database. E allora, in questo caso, invece, andiamo a vedere, vedete che un pezzo lo fa remoto e un pezzo no. Quindi non è mai predicibile, dipende, bisogna, poi chiaramente c'è il modo per renderlo predicibile, però vedete che è tutta una cosa che viene mascherata direttamente da un query processor che se era già intelligente prima con il query in locale, adesso lo è diventato ancora di più perché ha la capacità di farlo in maniera distribuita. Okay? L'ultima cosa che volevo farvi vedere è il fatto di potersi integrare con Hadoop, perché questo permette veramente di fare un data lake dove buttate dentro i dati all'interno di un file system in svariati formati e poi potete fare delle query proprio come abbiamo visto verso gli altri sistemi. Allora, la prima cosa da fare per potersi integrare con Hadoop è quello di abilitare la cosa tramite questo SP Configure Hadoop Connectivity e Allow Polybase Export per poter scrivere. Tenete presente che una delle limitazioni di Polybase è quello di non poter fare delle operazioni di modifica sulla sorgente destinazione, con l'unica eccezione di Hadoop, dove si può invece fare degli inserimenti, come vedremo tra poco. Allora, questo script io l'ho già fatto girare, adesso semplicemente me ne assicuro, quindi faccio un attimo la query dell'SP configure per vedere che sia effettivamente così, vedete che ok, è abilitato, va bene, allora possiamo continuare con la demo che è molto molto simile alle altre in realtà. Ok. Mi risposto sempre nel mio database di integrazione. Non ricreo tutte le volte la master key, perché la master key serve solo una volta, serve per proteggere gli altri artefatti, vi dicevo. Database scope credential, e vedete che in questo caso li devo passare come identity qualunque cosa, come secret, purtroppo per integrarsi con Windows Azure Blob Storage, posso passare solamente delle key, la primary o la secondary key, non posso usare la shared access key, insomma. Questo non so, magari cambierà in futuro, però per il momento bisogna farlo in questo modo. Ok, quindi creo queste credenziali, create external data source data lake type Hadoop e location, in questo caso gli sto dando l'URI di Azure Blob Storage. Tenete presente che questo è possibile perché semplicemente l'Azure Blob Storage si può presentare in un contesto simile come se fosse un Hadoop file system. Se io andassi verso un vero cluster Hadoop e un vero Hadoop file system, qua dovrei mettere HDFS, quindi dovrei fare una cosa di questo genere. Okay? In questo caso sto andando su Blob Storage e quindi questa è la sintassi da utilizzare. Dato che il Blob Storage sono file, devo definire anche un formato per poter consumare questi file. E ci sono diversi formati che sono supportati. In questo caso lo facciamo in formato file testo per leggibilità. Insomma, qui ci sono semplicemente tutte le opzioni legate al formato. Okay? E a questo punto, vedete, abbiamo creato una nuova external data source, che è questa, chiamata data lake, ma abbiamo anche una nuova definizione in un altro pezzo del catalogo, che è questa, che definisce il formato. Ci creiamo un altro schema di comodo all'interno del nostro database di integrazione e creiamo questa tabella degli ordini location, questa directory all'interno del file system, okay? Con questo data source e questo formato, file di formato. Ok, fatto questo. Il driver per Hadoop è l'unico che vi ho detto che supporta delle modifiche, nella fattispecie solamente degli inserimenti, quindi posso fare un insert select from uno dei database locali che ho qua sul mio SQL Master. Okay?
Quindi facciamo questo inserimento, ci metterà un attimino, ma siamo già fortunati perché voci correvano che ci fosse giù qualche cosa in West Europe, e invece le nostre cose funzionano, meglio così. Adesso andiamo con Azure Storage Explorer a vedere proprio lo storage. Vedete, questo qua è lo storage account, dentro ho come container pbdemo, che è la directory che ho mappato come external table, e se andiamo dentro la directory vedete che mi ha esportato gli ordini che ha preso dal database locale direttamente in file testo. Adesso e lo posso aprire tranquillamente. Okay? Quindi sto vedendo l'Azure Blob Storage come se fosse una Hadoop file system e ci sto interagendo da un database di integrazione che contiene solamente dei riferimenti. Okay? Che cosa possiamo fare? Naturalmente possiamo fare le query, proprio come in tutti gli altri sistemi, e anche qua vedremo che il piano di esecuzione lato SQL sarà sempre, diciamo, simile. Dopodiché, dentro qui abbiamo il come viene sviluppato invece effettivamente il piano sul sistema destinazione. Okay? Quindi, adesso non entriamo naturalmente nei dettagli perché sono molto molto complessi, tra l'altro su questa parte qua non c'è neanche moltissima documentazione, però tenete presente che diciamo, tutta l'infrastruttura è molto molto ricca. Purtroppo non sono supportate altre operazioni di modifica, quindi non possiamo fare una truncate per esempio per cancellarci tutto il data lake e neanche una delete. Se eliminiamo la external table come in questo caso, semplicemente i dati rimangono comunque all'interno del nostro data lake, non è che li cancella, abbiamo cancellato solamente la definizione. Okay? Bene, questo diciamo termina la parte un po' più introduttiva di Polybase. Adesso volevo porre l'attenzione invece su un altro aspetto. Allora, intanto questo è un riferimento per quel problema che vi dicevo, ma se usate le nuove versioni, cioè la versione 2019 patchata, questo problema non ce l'avete più. Adesso volevo farvi invece vedere qualche cosa per quanto riguarda le modalità di scale out. Allora, con i linked server si possono utilizzare quelle che si chiamano le distributed partition view, si chiamano anche federated server. Si tratta sostanzialmente di un partizionamento orizzontale fatto tramite viste. Le tabelle vengono semplicemente splittate su più tabelle, che ognuna delle quali è una partizione del dato, e ci sono dei check constraint che dicono quali dati possono stare nella partizione. Dopodiché la vista fa una select union all e il query processor riconosce questo scenario e è in grado di distribuire il carico di lavoro eseguendo le query in parte in remoto e in parte in locale. Questa funzionalità qua è disponibile ancora solo con l'edizione Enterprise, è poco documentata e poco conosciuta, quindi non si sa bene neanche come andrà a finire, però è una delle possibilità per fare query distribuite. Allora ve la faccio vedere molto molto brevemente, lo scenario è già tutto preparato. Vi faccio vedere all'interno del database sales di BPV ci sono questa qua, la tabella degli ordini del 2003, questa del 2005. All'interno della tabella, ognuna delle tabelle deve avere un check constraint che definisce in maniera rigida quali dati possono esserci all'interno di quella tabella per il termine di partizionamento, quindi vedete order date maggiore, uguale e minore. Quindi questo è il check che garantisce che qui dentro ci siano solo gli ordini 2003, qua ce ne sarà uno analogo 2005. Sull'altra istanza di SQL c'è un database con lo stesso nome che ha invece le partizioni per i dati del 2004 e del 2006. Okay? Poi su entrambi c'è una vista che non fa nient'altro che tramite un linked server, qua sull'1 c'è un linked server che punta al 2, sul 2 c'è un linked server che punta all'1, poi sull'1 c'è una vista che prende, fa select asterisco dalle partizioni che ha il locale e tutto in union all con le partizioni che stanno sulla controparte, sull'altro nodo, indirizzandole con la sintassi a quattro parti tramite il linked server. Okay? Questa è quella che sta sul nodo 1, questa invece è quella che sta sul, non il linked server, ma nelle views, e questa è quella che sta invece sul nodo 2, okay? Che fa le stesse operazioni un altro modo. Okay? Vedete, questa accede in maniera inversa. Adesso, quando noi accediamo
facciamo una query in uno scenario di questo tipo, andiamo per esempio sul nodo 1, devo collegarmi però, ok. Allora, usiamo il database, a parte il fatto che se ci sono i presupposti la vista addirittura è aggiornabile, quello che volevo farvi vedere è questo, se attiviamo il piano di esecuzione, vedete che ha acceduto solamente una tabella, ha già fatto quella che sarebbe l'analogo di una partition elimination. Lui sa, in base al vincolo e per come è fatta la vista, che deve semplicemente accedere a quella tabella. Tenete presente che questa era la vista che faceva la union all. Se andiamo su quest'altra data, vedete che ha fatto una remote query, perché questa tabella qua non c'è in locale. Se faccio un po', con una query che va e va cross partizioni, vedete che da una parte ha fatto l'indexing in locale, dall'altra parte ha spinto il predicato di là, avrà fatto un indexing di là e poi ha fatto una union all in locale, perché correttamente i dati stanno in due partizioni diverse. Anche in questo caso però abbiamo il solito problema, che se iniziamo ad applicare dei predicati, guardate che cosa succede se non riesce a spingerli, e i linked server sono molto limitati sotto questo punto di vista. 10 minuti, dai Gianluca. Sì, taglierò un po' sulle demo. Ok, vedete che cosa è successo? Allora, ha fatto uno scan qui in locale, perché il predicato comunque non gli permette di fare la SIG, ma poi ha fatto anche uno scan da remoto e quindi poi si è scaricato un sacco di righe, scusate qua, e ha dovuto applicare il filtro in locale sul 10 dB. Qua ha fatto uno scan e qua comunque ha scaricato in locale tutto quanto, ha applicato il filtro in locale e per di più non gli è servito manco a niente perché qui non c'era nulla da fare. Quindi vedete, non è molto intelligente, non riesce a spingere molto i predicati. Questo è un caso fortunato perché possiamo riscrivere il predicato e quindi vedete che allora in questo caso riesce a spingere correttamente la cosa, ma non sempre si riesce a fare. Ok? Quindi tenetelo presente. Questa qua è la modalità tradizionale. Tradizionale mica tanto perché l'hanno usata veramente in pochi, però diciamo che c'è da fin dei tempi di SQL 2000 almeno questa possibilità dei server federati. Vediamo adesso invece Polybase con quel meccanismo che vi ho detto, permette di distribuire le query, che cosa cambia. Ve lo faccio vedere solamente con un piccolo scenario, poi comunque vi lascio tutti gli script per rifare eventualmente scenari un po' più complessi, perché ce ne sono tanti, questa parte qua poi è troppo fatta di interns. Ecco. Allora, la prima cosa da fare, anche qui dobbiamo abilitare la parte di scale out, quindi bisogna su tutte le istanze eseguire l'SP, anzi invocare questa store procedure, SP Polybase Join Group, per far sì che i due compute node vengano aggiunti alla head node. Okay? Allora, questo qua adesso lo fa ripartire il servizio. Ecco, problema di, come al solito, di fare le cose live. Vediamo un attimino, dovrebbe andare lo stesso. Vediamo se ce la fa. Intanto mi preparo lo script. Ok. Allora, vediamo un attimino, con questo possiamo andare a vedere i compute nodes. Mi sono attaccato ovviamente come al solito alla parte sbagliata, quando si accelera alla fine. Ok, me li ha aggiunti tutti. Ok? Anzi, no, scusate, non mi ha aggiunto lo 01. Non mi ha aggiunto lo 01, per quale motivo? E va bene, non mi metterò a fare debugging adesso. Diciamo che lo eseguo a mano direttamente. Un secondino, dunque era il compute node 1. Ok, dovrei però fare anche ripartire il DMS e probabilmente ci metto troppo tempo. Allora, fatemi vedere come posso farlo. Lo facciamo qua a mano. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, se no vi dico esattamente che cosa sarebbe successo.
Questo è T-SQL Compute 01, non qui però. Qui. Niente, non mi vuole sapere. Allora, SQL Compute 01. Se non dovesse farcela, semplicemente ve lo faccio vedere con un solo compute node che è il 2, tanto la cosa non cambia. No, però dai, dovrebbe farcela. Non so quale sia l'errore, l'ho provato ancora ieri sera, ma vede che è l'effetto demo. Allora, compute node, adesso dovrebbe arrivare anche l'altro, invece non lo vedo perché anche qua. Ho aggiunto solamente questo. Scusate, devo farlo qui. SQL server, quindi c'è. Capito, è proprio disabilitato l'altro servizio. Va bene, non riesco, ci metto troppo tempo per andare a recuperarlo. Comunque, immaginate che qua ci sia un altro. Ah, adesso ce l'ha fatta, è ripartito correttamente. Eccolo qua. Non immaginate niente, ce l'abbiamo. Sono tre compute node e un head node, ok? Qua potete vedere lo status. Dei vari, ci mette un attimino perché deve andare comunque a fare l'inquiry sui vari servizi, quindi sono attivi. Questa vista vi fa vedere lo stato dei servizi e adesso molto molto velocemente vi volevo far vedere solamente che cosa succede anche facendo una query molto semplice come quella che abbiamo già fatto prima, quella che andava su Sales, quindi su Linux. Dietro le quinte la query non è cambiato nulla, dal punto di vista anche, guardate, se attiviamo il piano di esecuzione, dal punto di vista che vediamo noi di qua, non è cambiato nulla, c'è una remote query. Però se andiamo a vedere dentro il repository delle query distribuite, potete vedere per questa qua, che è l'ultima query che ho eseguito, il piano di distribuzione distribuito che cosa ha fatto. Faccio vedere al volo, sono due cose. Vedete che questa query è fatta da una serie di operazioni che vengono concertate dal compute node e che vanno a girare sui vari, scusate, dal head node, che vanno a girare sui vari compute node, spostando in giro, i dati come necessario. Qui dentro vedete che crea all'interno del TempDB una serie di tabelle di appoggio vere e proprie. Quindi queste qua sono proprio cose che vengono fatte dietro le quinte per sviluppare la query e vengono fatte non solo da un nodo, come era stato fatto nell'esempio che avevo fatto precedentemente, ma da più compute node in questo caso. Okay? Vedete che qua ci sono 8 distribution ID, quindi su un compute node, 8 sul secondo, 8 sul terzo e poi per il prossimo step da fare ce ne sono 8 sul primo e così via. Quindi questa qua è una query distribuita vera e propria che va a leggere i dati da Linux, li butta dentro nel TempDB e poi li consolida e li ritorna tramite l'head node. Okay? Non vi faccio vedere tutto il resto perché ce ne sono diversi di demo e volevo un attimino, siccome stiamo esaurendo il tempo, finire semplicemente con alcune informazioni. Questo è un riepilogo delle differenze tra l'external table fatte con Polybase e Linked Server. Una è Database Scope, l'altra è Instance Scope, una utilizza ODBC, l'altra OLEDB, una è in sola lettura con la piccola differenza che si può fare l'insert in HDFS, l'altra è in lettura e scrittura, purché il sistema di destinazione lo preveda tramite il provider. Una permette di fare query di tipo scale out con un push down più intelligente dei predicati, ma soprattutto con un coordinatore di una query distribuita vera e propria. L'altra fa semplicemente delle query single threaded con molti limiti sul push down dei predicati. E poi tutta un'altra serie di piccole differenze.
Giusto per informazione, la parte di Polybase è utilizzata anche all'interno di Elastic Database Queries su Azure SQL Database, semplicemente perché utilizza gli stessi meccanismi Create External Table e Create External Data Source. Il type in quel caso è RDBMS e si fa un partizionamento, si può fare, scusate, type RDBMS per fare una query per il partizionamento verticale, quindi che mette in join sostanzialmente più colonne, oppure per il partizionamento orizzontale, type shard map manager, perché l'Elastic Database fornisce già il supporto per avere il mapping di tutte le varie shard. Quindi Polybase è utilizzato anche in questo contesto. E poi naturalmente in Azure Synapse Analytics, cioè il buon vecchio SQL Data Warehouse, ovvero l'APS parallel Data Warehouse, Polybase è nato proprio qui dentro. Il DMS è uno dei componenti fondamentali del Data Warehouse che sposta in giro i dati da sempre e fa le query distribuite da sempre. In più, Polybase è stato inserito lì dentro per poter accedere ad Hadoop File System, HDFS. Questi pezzettini sono stati tutti portati nell'engine di SQL, quindi di fatto SQL ha ereditato proprio un pezzo dell'Azure SQL Data Warehouse, che è il DMS per spostare in giro i dati. Non è ancora equivalente a un Azure SQL Data Warehouse, però chi lo sa, magari integreranno anche tutti gli altri pezzettini e poi ci potremo fare qualcosa di questo tipo. Altre soluzioni per la virtualizzazione: Power BI chiaramente è uno degli strumenti più utilizzati perché non ha tutta quella la complessità che abbiamo visto adesso. Semplicemente definiamo data source, facciamo tutto all'interno del tool di modellazione. Tra l'altro, il limite è stato portato da 10 giga a 400 giga, che una volta era un data warehouse intero, 400 giga, quindi si può fare anche in questo modo. Analysis services c'è anche nella versione PaaS in Azure, e anche questo è un modo di virtualizzare i dati perché possiamo utilizzare, per esempio, un gateway per accedere ai sistemi on-premise e consumarli direttamente in PaaS dentro Azure, sia come Analysis Services sia come Power BI. Ultima cosa, Big Data Cluster, che è stato introdotto con SQL 2019. Che cos'è? Lo cito perché si basa su tanti di questi pezzetti. Immaginate di avere questa master instance che coordina un pool di compute node, che a loro volta possono accedere a un data lake implementato in parte con storage SQL, in parte magari con storage HDFS. Dopodiché questo diventa uno storage pool. La master instance può anche fare delle query direttamente su HDFS, oppure fare delle query distribuite coordinate tramite tutti i nodi del compute pool. Immaginate questi piccoli blocchettini di poterli gestire e montare come dei pod in Kubernetes, e quindi di fare un deploy di nodi cluster Kubernetes, dove potete fare girare tutti questi componenti in maniera semplice. In più, magari potete dedicare un compute node per accedere a fonti dati esterne eterogenee, perché abbiamo visto Polybase permette di accedere un po' a tutto quanto. Magari di avere anche un altro pezzettino dove ci si fanno dei data mart tematici che fanno da cache, per esempio, per dei dati di IoT che devono essere disponibili, devono essere pretrattati. Tutto questo immaginate di poterlo concertare direttamente da portale o tramite mezzi di scripting di deploy, di farci sopra qualunque cosa, applicazioni, BI, Analytics. Questo è il SQL Server Big Data Cluster. Con lo script di deploy vi fa il deploy di una cinquantina di artefatti Kubernetes, e poi avete un sistema di questo tipo. Ok. L'ultima cosa, due risorse che vi consiglio se volete approfondire sono questi due libri della Press: uno che è su SQL Server 2019 e include la parte anche di Polybase, e uno su SQL Server Big Data Cluster. Io vi ringrazio, questo è l'indirizzo per fare rating della sessione. Vi ringrazio tutti e buon proseguimento.